Buongiorno, essendo arrivate tante domande, tante richieste, sia via mail che telefonicamente che in altri modi, ho pensato di rendermi disponibile per quello che posso. Se qualcuno dovesse avere delle domande relative all'ultimo decreto, alla condizione che stiamo vivendo nella nostra regione, per poter rispondere. So che l'orario non è il migliore, però purtroppo ieri non ho avuto tempo per poterlo fare. Intanto vi aggiorno. Sui dati della nostra città relativamente alla diffusione del virus. Alla data di ieri, i dati che abbiamo sono sempre relativi al giorno precedente, alla data di ieri avevamo 209 persone positive in corso, di cui minori 26. Fortunatamente non registriamo decessi dal giorno 13 di ottobre e fortunatamente non registriamo nuovi positivi nell'RSA della nostra città dallo stesso giorno, quindi siamo fermi a 34 decessi e a 78 persone contagiate all'interno delle strutture sanitarie per anziani. Ripeto, sono 209 le persone positive in corso con 26 minori positivi. L'età media dei nostri positivi è di 41 anni, l'età media dei minori positivi è di 9 anni. Negli ultimi 30 giorni, 229 sono stati i tamponi positivi per persone residenti a Besana, negli ultimi 30 giorni. Essendo esploso il numero oggettivamente delle persone positive, sto facendo fatica a contattarle tutte, è difficile reperire i numeri di telefono, è difficile anche dedicare il tempo giusto. Per questo molti di voi sono stati contattati direttamente dall'assessore Fusco, con cui avete avuto modo di parlare. Abbiamo anche avuto modo di capire che effettivamente le persone che manifestano dei sintomi più seri sono di più, sono diverse, qualche caso anche conosciuto personalmente, effettivamente ci sono più persone che non stanno bene, alcuni dei nostri concittadini sono ricoverati in ospedale. In particolar modo per quanto riguarda il dato aggregato della nostra regione, sono 5.840 le persone ricoverate per Covid in tutta la regione Lombardia, di cui 522 sono in terapia intensiva. Questa è la situazione nella nostra regione. Mentre, ripeto, nella nostra città sono positive 209 persone in questo momento, di cui 26 sono minori. E non abbiamo al momento persone positive residenti all'interno delle nostre strutture sanitarie per anziani. Ecco, vedo la prima domanda. Parrucchieri si sono aperti. Titolare di negozio parrucchiere da questo DPCM mi conferma che io devo lavorare solo per i clienti del comune. Sì, allora sì, perché non si può. Cosa dice il decreto? Che non si può cambiare comune, lo si può fare solo se i servizi di cui abbiamo bisogno non sono presenti nel nostro comune. Vi faccio un esempio molto semplice. Questa mattina ho avuto una telefonata da parte del sindaco di Monticello, che mi diceva: noi non abbiamo strutture medie di vendita, se i miei cittadini hanno bisogno di fare la spesa un pochino più corposa, devono per forza venire a Besana e quindi sì, è consentito il transito per loro, come ad esempio lo stesso casistico ce l'ha anche Besana, Renate, scusate, quindi non avendo la possibilità di fare la spesa all'interno del proprio comune si recano negli altri comuni. Nei miei clienti fuori comune, se vengono da comuni che hanno servizi simili al loro interno, non possono uscire. Però, come per la prima chiusura, per il primo lockdown, cerchiamo sempre di capire una cosa, e cioè che al di là, se siamo arrivati addirittura a mettere le raccomandazioni nelle norme, che è una roba che generalmente non esiste, è perché oltre alle norme dobbiamo usare il buon senso e cercare di evitare in tutti i modi di esporci a rischio di contagio. Un'altra cosa è l'uscire di casa. Si può fare attività motoria nei pressi della propria abitazione. Adesso ho qui proprio il decreto, così magari lo leggiamo insieme. Per chi lo vuole stampare e vedere, si trova online, quindi è anche facile reperirlo. Il nostro caso è quello dell'articolo 3, quindi i territori,
di massima gravità e da un livello di rischio alto. Quindi è consentito svolgere individualmente, quindi da soli, attività motoria in prossimità della propria abitazione, quindi più o meno Besana è fornita di campi e di spazi aperti in tutte le sue frazioni, abbiamo la possibilità senza allontanarci troppo da casa di avere il verde, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, quindi dovete usare la mascherina. Anche da soli, è altresì consentito lo svolgimento di attività sportive esclusivamente all'aperto in forma individuale, cioè se uno vuole, non lo so, andare a fare attività sportiva da solo, all'aperto lo può fare. Il centro sportivo è chiuso. Ieri ho sentito il presidente Catona della Polisportiva, che aveva già comunque letto il decreto e, per concordare la chiusura del centro sportivo per questo periodo, per questi 15 giorni. La passeggiata nel parco, se è quello vicino a casa, sì. Se faccio un giro a Montesilo, si può. Se lei abita a Montesilo, nella prossimità di casa sua, sì. Anche io vorrei sapere se da Besana a Montesilo posso. Qua dice, il decreto dice di restare nella prossimità della propria abitazione. Una cosa ci tenevo a dirvi, guardando i dati che mi arrivano, si evince facilmente che come davvero il contagio sia in famiglia. Perché attività sportiva solo nei pressi della propria abitazione, per la persona che va in bicicletta, mi spiace, mi rendo conto che fare il giro in bicicletta in prossimità della propria abitazione è difficile, però corsa con la mascherina sì, in prossimità della propria abitazione. No, dicevo prima, mi sono dimenticato che stavo dicendo. Però usiamo sempre la testa, quindi stiamo intorno a casa nostra per fare la passeggiata, per fare la camminata, la corsetta, sempre con la mascherina, sempre mantenendo la distanza. Sì, dicevo, dai dati si evince che il contagio avvenga proprio in famiglia, per cui magari basta una persona che per sfortuna contrae il virus, non ce la si cerca mai, secondo me, a meno che uno vada in giro sconsideratamente senza mascherina in mezzo alla gente. Però se qualcuno lo contrae sfortunatamente, torna a casa, in caso ovviamente uno la mascherina non la tiene con i propri familiari, o beve nel bicchiere degli altri, questo in famiglia capita, e stiamo notando che spesso succede che il figlio o il papà o la mamma la passa agli altri componenti della famiglia e quindi c'è il rischio poi che magari due su tre stanno bene, il terzo, desta poi preoccupazione. Quindi, allora, sulla giustizia, no, delle norme io non mi sento di entrare. Ho un'idea, ovviamente, in questo momento però dobbiamo stare attenti sull'evitare di contagiare, di evitare che si diffonda il contagio interno alla famiglia o esterno alla famiglia, evitare di portarlo a casa. Dobbiamo semplicemente prestare più attenzione. Stare più attenti, usare bene i dispositivi di protezione individuale, quindi la mascherina, ovviamente se la teniamo su 10 giorni non ha più senso, cambiamola spesso, laviamola se abbiamo quelli lavabili. Nel decreto precedente a questo, ma penso anche in questo, ma dovrei controllare, viene specificato che possono essere utilizzate anche le mascherine autoprodotte, quelle di comunità, ad esempio quelle di comunità erano quelle che aveva distribuito il comune qualche mese fa. Insomma, l'importante è che ci si copra le vie respiratorie, le si tenga coperte. Questo è il senso che dobbiamo intendere. I cimiteri sono aperti anche qui, perché al momento non sono stati chiusi. Bisogna capire qual è la reale esigenza, ovviamente. Certo è che se uno abita in prossimità del cimitero, avendone 6, per fortuna raggiungiamo tante persone in questo modo, è più facile. Grazie, io ringrazio la Sabrina, che ci dice anche quali sono le indicazioni delle federazioni sportive. Leggetele nei commenti perché sono utili. È sempre attenta a queste cose, essendo poi lei una super mega sportiva. Cosa cambia da passeggiata a bicicorsa? L'ha chiarito prima.
leggetelo nei commenti. Per andare a prendere i dolci, le pasticcerie sono chiuse, quindi ho visto sui social alcuni nostri commercianti che si sono già attivati con il delivery. Noi abbiamo attivato una piccola idea che ci è venuta, dovrebbe venire pronta o domani o dopodomani, ne daremo notizia per cercare di aiutare. Era nata con la prima ordinanza regionale, quindi l'avevamo strutturata per ora solo sui ristoranti, ma poi chiederò al mitico Gianluca, consigliere Merazzi, che fa queste cose, di farlo anche per le altre attività. Abbiamo fatto questo piccolo strumento per ricordare a tutti i nostri cittadini, 15.000 cittadini di Pesana, che la nostra città offre dei servizi che possono essere utilizzati e chi non li conosce può magari conoscerli in questo modo. E l'idea è che poi quel seme che abbiamo piantato poi possa rimanere anche per il futuro per le nostre attività, perché una comunità, una città senza attività commerciali è un paese spento. Mi piace, questi giorni veramente colpisce vedere i nostri commercianti che si sono attivati per fare il delivery, fare l'asporto, fare le consegne, perché in questo momento loro davvero stanno mettendo in opera un atto di resistenza, perché oggettivamente mi rendo conto che è difficile. E se avete avuto modo di leggere la lettera che era presente nei bollettini Itali, quando si diceva che siamo intervenuti con 115 mila euro per ridurre alle attività commerciali l'impatto della tassa sui rifiuti, l'idea era di dare una mano concreta a queste attività. La Tari so che non è ancora arrivata a tutti, perché ci sono dei ritardi da parte dell'azienda che fa la distribuzione della posta. Temo che sia legato alla situazione contingente che stiamo vivendo. Se ricevete in prossimità della scadenza della prima rata, che era il 31 ottobre, o dopo, si può pagare tranquillamente dopo la prima rata, senza sanzioni, né interessi né niente. Vi dico la verità, l'ho ricevuto anch'io, praticamente il giovedì, quindi il 30, il giorno prima, il 29, il giorno prima della scadenza, e l'ho pagata nei giorni successivi. Quindi purtroppo stiamo vivendo anche questa cosa. Vi invito per l'ennesima volta a controllare, a leggere la lettera che c'era presente nei bollettini Itali. Gli aumenti che ci sono stati non dipendono purtroppo o per fortuna dall'amministrazione comunale, ma da un meccanismo perverso che ho cercato di spiegare in quella lettera lì. Noi siamo intervenuti non aumentando agli altri per fare lo sconto alle imprese, noi siamo intervenuti attingendo dai risparmi del comune per 115 mila euro, in realtà per 70 più 30, per 70 rotti più 30, per abbassare l'importo e dare una mano alle aziende che ovviamente quest'anno hanno da una parte prodotto meno rifiuti, un po' per alleggerire il carico della chiusura, aziende artigianali e esercizi commerciali. Come vanno i contagi? L'ho spiegato prima. Per la piattaforma ecologica non è cambiato nulla, è aperta, perché ovviamente se qualcuno ha necessità di liberare la casa da rifiuti deve poterlo fare. Lo prende rifiuti come al solito, mantenendo ovviamente le prescrizioni che sono valide anche lì, quindi bisogna indossare la mascherina, EDP, eccetera, e si va a consegnare i rifiuti, si va a smaltire i rifiuti. Allora, guardate, sulla TS, ho avuto il modo ieri sera proprio di parlare con il direttore generale Casazza, al quale io ovviamente l'ho ringraziato per il lavoro che stanno facendo. Sono in grave difficoltà, addirittura mi ha confermato che fanno turni di lavoro dalle 8 di mattina alle 11, perché pensate che solamente noi a Besana, solo noi, abbiamo 209 contagi, immaginatevi per gli altri 54 comuni. Proprio ieri mi diceva che nella giornata di ieri c'erano 900 nuovi contagi. Capite che stare dietro a tutti sta diventando difficilissimo. Loro stanno lavorando per costruire un sistema diverso. Vi anticipo, non so se ci riusciremo, però stiamo lavorando anche noi per dare un altro tipo di assistenza. Non è facile, non è facile perché le linee guida da seguire, eccetera, sono complicatissime. Stiamo lavorando tanto per cercare di costruire un servizio ancora più profondo, da questo punto di vista. Sì, allora, ovviamente i ristoranti sono aperti per l'asporto fino alle 22 e per la consegna a domicilio. Non si può,
Questo lo dico soprattutto ai ragazzi, ho avuto modo di parlare anche ieri sera qui in piazza con alcuni di questi. Non si può prendere la pizza in pizzeria d'asporto e mettersi fuori a mangiarla, soprattutto in 10, 15, 20 senza mascherine, perché poi arrivano i carabinieri che vi identificano e vi fanno la sanzione. Controlliamo, ho sentito Verlecchia sabato sera per questo, stiamo controllando, le segnalazioni ci arrivano e prima o poi qualcuno la sanzione se la becca e che poi non venga a piangere però. Quindi, che sono 400 euro. Non si può prendere la pizza, lo dico ai ragazzi giovani, non si può prendere la pizza fuori in pizzeria da sport e mangiarla subito fuori, tutti insieme, in 20 o 30 senza mascherine, perché è da sciocchi. Io capisco che è difficile, soprattutto per chi è adolescente, ed è per questo che avevamo deciso di mettere le giostre. Che non, da febbraio oggettivamente è pesante, non si hanno occasioni per stare insieme, non si hanno soprattutto svaghi, non si hanno alternative, non si ha modo per divertirsi come si vorrebbe fare a quell'età. Me ne rendo conto, le conseguenze psicologiche si vedono solo a Pesana, però ragazzi anche voi dateci una mano perché altrimenti diventa difficile, le conseguenze le pagano anche i vostri genitori dal punto di vista lavorativo e di salute. Le pasticcerie sono chiuse, no? Da oggi però, quindi probabilmente se avete notizie l'hanno riguardante ieri, da oggi. Le celebrazioni civili sono svolte con obbligo di mascherina, c'è un protocollo nuovo anche all'interno del nostro comune, si può accedere in numero limitato alla sala consiliare, ce ne sarà una fra pochi giorni. Ma verrà nel massimo del rispetto alla sicurezza. La sala verrà sanificata prima, verrà sanificata dopo, si cede solamente dall'esterno, quindi da qui dove c'è la scalinata, e potrà accedere alla celebrazione un numero limitatissimo di persone e comunque le feste mi pare che non siano consentite subito dopo la celebrazione, però ci sono casi in cui ci si deve sposare anche in modo urgente, purtroppo capita e quindi queste le... Sto leggendo un messaggio su Via Moneta, facevo proprio esattamente riferimento a quello, quindi siccome lo sappiamo noi, lo sanno i carabinieri, ovviamente i carabinieri, rendetevi conto, quando li ho chiamati l'altra sera andano dall'altra parte per lo stesso motivo, quindi, però lo sanno e intervengono, come lo sanno i nostri agenti di polizia locale. Essere ovunque è impossibile, però adesso che ci sarà anche meno gente in giro, diventa più semplice, ecco. Il caffè, prendendolo da asporto, sì, non si può consumare in prossimità dell'esercizio che te l'ha venduto, quindi te lo porti via, se vuoi andare a casa, te lo fai a casa, te lo bevi a casa, o la brioche te la mangi a casa. Aperti sì, ma solo per ristorazione e consegna a domicilio. C'è un diretto interessato che commenta. Più di in un altro passo, secondo me, bisogna rafforzare i controlli nei supermercati da parte del personale. Allora, sulle attività private, l'onere del controllo è dell'attività, perché altrimenti poi vanno loro, cioè la responsabilità è proprio loro, la responsabilità è proprio loro. Quindi su questo noi non possiamo essere ovunque. Il nostro comune è zona rossa, sì. Il nostro comune è zona rossa, per gli uffici, allora, se è una cosa che si può risolvere telefonicamente, vi invito a farlo. Abbiamo anche tanti strumenti per fare le videochiamate, anche tra computer e cellulare, ce ne sono tanti, quindi tutto quello che riusciamo a fare in via telematica a distanza lo facciamo. Mercoledì sera voteremo in consiglio comunale la dotazione dei propri dipendenti dei portatili, finalmente, così anche questo risulterà più semplice perché non tutti hanno la telecamerina. Non esageriamo con le multe, la gente è stanca, una passeggiata. Sempre usando la testa senza esagerare. Vi ricordo che anche i vigili fanno il loro mestiere, non è che se le inventano le cose. Per assistere gli anziani residenti in altri comuni, sì, dotatevi di autocertificazione, però questo è proprio uno dei casi più importanti, secondo me, spostarsi dal proprio comune per assistere i propri genitori anziani. Il caffè lo puoi bere in auto. Io
I nostri comuni, so, i nostri supermercati so che fanno alcuni la consegna a domicilio, alcuni la consegna, alcuni l'asporto, cioè prenoti la spesa online vai a prenderla, per cui penso che anche da questo punto di vista siamo coperti, questo sì. Poi ovviamente uno esce e ci si espone al rischio di essere sanzionato se esce dal proprio comune, ma soprattutto evitiamo di, cioè la ratio deve essere non tanto, ripeto, quella della dal rispetto pedissequo della norma che in alcuni punti magari è difficile da comprendere. La cosa più importante è usare il buon senso, altrimenti non ci sarebbero nelle norme delle raccomandazioni che, ripeto, non si è mai visto nella storia del diritto positivo, per cui, cioè la storia del diritto, per cui è importante usare la testa, perché se siamo 209 persone positive vuol dire che l'impatto è significativo anche nel nostro comune e non è che sta migliorando, sta solamente peggiorando l'espansione. È veramente una macchia d'olio che si espande. Il grafico della curva di ottobre l'ho già pubblicato, adesso per novembre è ancora troppo poco, però è impressionante, comunque è estremamente ripida e sta salendo. Per cui. Ah, per la consegna online dei supermercati, degli altri supermercati penso proprio di sì, cioè sì, perché tanto noi non usciamo di casa, arriverà detto che ci porta a casa la spesa. Questo sì. Non so se avete altre domande. Io vi chiedo una cosa, che è lo spirito poi dell'iniziativa che faremo negli altri giorni. A Besana abbiamo tante attività, tanti imprenditori bravi che faranno il delivery, l'asporto tra bar e ristoranti. Non possiamo andare fuori a cena, però possiamo avere la cena fatta bene, come quella di un ristorante, a casa, usiamoli. L'invito è proprio questo, non dimentichiamoci di loro, ma non per dargli una mano, perché sono bravi, quindi mangiare le cose che loro producono, di tutti gli 8, 12, se non sbaglio, i nostri ristoranti, vale la pena perché sono bravi. Quindi arriva il weekend, ricordiamoci che fanno anche il delivery, molti di loro, a pranzo e cena, utilizziamoli. Poi spero davvero che domani questo piccolo strumento che abbiamo pensato sia disponibile. Via email, ma sul telefono si riesce però via email, altrimenti proviamo ancora a telefonare per farci aiutare. Sono sicuro che di là, penso di aver capito anche l'ufficio, non ci siano problemi. Però per email, dal cellulare si riesce a mandare una mail generalmente, altrimenti troviamo un'altra soluzione. Da casa devo andare in comune a piedi, va bene. Sì, col cane sempre in prossimità della propria abitazione. Mi avevano proposto addirittura di affittare i cani per poter fare le passeggiate per dire. Aiutiamo i nostri commercianti, sono pienamente e totalmente d'accordo. Davvero, non perché sono i nostri commercianti e vanno aiutati, ma perché sono bravi e quindi meritano che i loro prodotti vengano mangiati e bevuti. Perché abbiamo tagli diversi tra l'altro, tra ristoranti e bar, servizi diversi e tutti possiamo avere delle risposte, adeguate alle nostre esigenze. Meritano davvero, sia i nostri ristoratori che i pasticceri che i baristi, tutti. La carta d'identità deve prendere l'appuntamento. Deve prendere l'appuntamento. Chi viene in comune si rende conto che già da marzo ci sono dei nuovi dispositivi di accesso, c'è il gel sanificante, le barriere nell'Hexan per proteggere gli operatori. Quindi sì. L'orto giardino a Besana, adesso magari la stagione non è proprio il massimo, so che adesso si piantano le cipolle e si raccolgono le verze più o meno, però aspetta. Un'altra cosa, 15 giorni dura in teoria questo lockdown, vediamo poi come andranno i dati, però cerchiamo di portare pazienza a questi 15 giorni. Ecco, notizia importante, per il vaccino antinfluenzale sì, allora so che domenica inizieranno i medici del Polo di Besana a fare le vaccinazioni a Montesilo per gli under 65. Chiameranno loro, faranno loro. Ovviamente io sottolineo una cosa banale, il comune non ha competenze di carattere sanitario.
Quindi le vaccinazioni non le avete mai fatte in comune. Quest'anno diamo una mano ai medici anche su richiesta dell'ATS per fare le vaccinazioni antinfluenzali. Per chi? Il comune si impegna a dare una mano. Per le persone che hanno più di 65 anni che non rientrano nella categoria dei fragili, perché i fragili verranno contattati direttamente dai medici di base con i quali abbiamo veramente un'ottima collaborazione e ci sentiamo praticamente tutti i giorni. Invece verranno al palazzetto dello Sporting Lezio Perego in via De Gasperi le persone che hanno più di 65 anni, che non rientrano nella categoria dei fragili. E come verranno? Dal 25 in poi di novembre verranno esposti da parte dei medici, ma comunque anche noi dell'amministrazione comunale daremo notizia per fascia oraria secondo il proprio medico. Ad esempio, facciamo un esempio: ormai è andato in pensione, però il dottor Citterio. Per le persone che hanno il cognome che inizia per la P, vengono, non lo so, giovedì dalle 4 alle 17, faccio un esempio. Quindi io so che dalle 4 alle 17 devo andare al palazzetto a fare l'antinfluenzale. Quindi funzionerà così, un po' come quando erano state consegnate le mascherine, se vi ricordate, in fasce orarie per punti. Quindi lì, in fasce orarie per ogni medico. 64 anni dovrebbero esserci, è impossibile che il medico non sappia nulla perché ho avuto diverse riunioni con loro, con i due referenti dei due poli medici, quindi mi sembra francamente molto strano. C'è l'antinfluenzale anche per gli under 65, dai 60 ai 64 anni, è stato fornito dalla Regione Lombardia, su questo però dovete chiedere informazioni al vostro medico. Esatto, sono d'accordo. Evitiamo, cioè usciamo solo per necessità. La ratio del decreto è lavoro, salute o necessità impellenti, quindi fare la spesa. Ad esempio, domani sera evitiamo di andare a cena dagli amici, perché altrimenti siamo da punto a capo. I vaccini per quelli più giovani. Sì, so che alcuni l'hanno acquistati, io tra l'altro lo faccio da 10 anni, non so se riuscirò, sinceramente però non ho provato a chiedere ai vostri medici di famiglia se sarà possibile. So che per i fragili loro si stanno già muovendo però, per le persone che hanno meno di 65 anni ma che sono nella categoria fragili. Quindi su questo dovete provare a sentire il vostro medico se rientrate nella categoria dei fragili. Noi ci occupiamo di quelli che hanno più di 65 anni che verranno al palazzetto. Tra l'altro troverete una bella organizzazione ad opera, come sempre, della nostra Protezione Civile, dell'Ordine di Malta e degli Alpini all'esterno. All'interno ci saranno degli infermieri con i vostri medici. Con un percorso da seguire, daremo tutti i dettagli poi più avanti quando sarà il momento. Anticipare adesso non ha senso. I nipoti, questa è una roba che andrebbe interpretata. Avremo un incontro noi sindaci con il prefetto più avanti e nei quali noi dobbiamo anticipare delle domande. Questa potrebbe essere una buona idea. Una domanda, prendere i nipoti e portarli a casa propria perché i genitori lavorano. Allora, è anche vero che mi viene a dire una cosa, essendo anziani forse, perché si è nonni, averli contatti con i bambini forse senza mascherine, senza tutto, non lo so, ci si espone un po' al rischio. Però è anche vero che se uno ha la necessità, perché i genitori lavorano, fa fatica. Questa è una domanda che posso probabilmente rivolgere per capire più in profondità. Non so se ci sono altre domande, forse non sono riuscito a leggere tutto. Stiamo lavorando tanto, ma proprio tanto, per cercare di aumentare i servizi anche di tipo sanitario, pur non avendone competenza. Esatto, ecco, questo è un caso. Mi hanno chiamato per andare a fare il vaccino domenica all'ambulatorio di Montesilo, dietro la farmacia. I nonni non sono tutti anziani, è vero, ha ragione. Dietro la farmacia ci sarà la vaccinazione dei medici del polo di Besana. So che sarà presente anche l'ordine di Malta.
Non dipende la residenza. L'importante è che si stia in casa, non dipende la residenza. Ci sono persone che hanno residenza in altre regioni, l'importante è che si stia in casa. Poi se deciderà di stare in casa, Calolzio Corte a Besana, decide lei. Cioè il domicilio è importante, quindi decide dove dormire. Allora, ma è possibile che dopo essere stati segnalati all'ATS non è più possibile fare un tampone in una struttura privata visto che i tempi di attesa rimangono sopra i 10 giorni? Il problema è che c'è una richiesta altissima di fare i tamponi. E quindi anche le strutture private stanno facendo fatica, da quello che mi risulta anche a me. Quindi il tampone privato non vale, cioè se tu risulti privato, risulti positivo in quello privato, poi devi segnalarti all'ATS e andare a farlo. Non so se lo faccio direttamente all'azienda che ti fa il tampone, ma poi devi andare a fare il tampone comunque quello molecolare, riconosciuto dall'ATS. Perché mi pare che abbiano un'attendibilità dell'85% quelli rapidi che fanno le aziende private. Il domicilio non è dichiarato, no, quindi non è dichiarato il domicilio. Noi abbiamo i dati sulla residenza, infatti nelle telefonate che faccio alcuni positivi sono sì residenti a Besana, ma per l'occasione, perché non stanno bene, sono domiciliati in un altro comune perché magari hanno la disponibilità di una casa vuota o di più locali vuoti per isolarsi. Non verrete contattati se siete over 65. Ci saranno esposti e daremo comunicazione, chiederò aiuto a tutti per dare comunicazione sulle fasce orarie da parte dei medici che fanno le vaccinazioni. Residente a Mesana, ma dorme a casa te no? Qui è perfetto. Allora, sul servizio di WhatsApp abbiamo avuto un problema perché l'addetto stampa del comune che segue il servizio giorno e notte ha subito un furto in casa e non è stato rubato per fortuna il cellulare che utilizza, ma praticamente i ladri lo hanno chiuso fuori di casa, gli hanno bloccato la porta dall'interno e sono scappati, lui non riusciva a entrare, adesso è rientrato, ci sono tantissimi messaggi da evadere, sta piano piano recuperando, per cui anche se non ricevete il messaggio di conferma, vi ha inserito, però poverino è rimasto chiuso fuori di casa per qualche giorno. In mezzo a questa situazione ha dovuto far venire un fabbro per farsi aprire la porta. Sui medici, sul lavoro dei medici che chiamano i fragili non entro, oggettivamente non ho la competenza per farlo, ne devo. Ricordo che noi facciamo l'aiuto per gli over 65. Su questo sì. Mi piace che vi stiate dando una mano attraverso i commenti, penso che sia una cosa bellissima perché è utile per tutti, perché non riesco a leggerle tutti. Va bene, quindi se non ci sono altre domande, vi rimando a eventualmente al prossimo incontro di questo tipo. Ho pensato fosse utile perché stanno arrivando veramente tantissime, tantissime domande e telefonate. Dovremmo già da lunedì riuscire a potenziare, grazie alla Protezione Civile, il servizio di risposta telefonica, perché qui effettivamente l'URP è sommerso e dovremmo riuscire ad affiancare una persona che ha dato la disponibilità, che ringrazio pubblicamente, telefonando stamattina, per rispondere alle telefonate. Sulla disponibilità dei vaccini che bastano, non lo so, di sicuro c'è che quest'anno lo faranno molte più persone. Quindi la disponibilità più o meno, da quello che ho capito, dovrebbe essere intorno al 75% per le persone sopra i 65, un certo numero da 60 a 64 e da 6 anni in giù. Per questo sì. Tra l'altro, io ho sempre fatto il vaccino, l'ho sempre fatto a novembre, negli ultimi 10 anni. Perché farlo prima, dopo non ti dava la copertura vaccinale anche per tutta la durata del picco, che arriva a gennaio-febbraio, da quello che ho capito. Però mi fermo qui, non sono un medico, non voglio dire cose inesatte. Va bene, se dovessero esserci altre novità, mi rendo di nuovo disponibile per avere questo confronto diretto per quello che si riesce a spiegare e per quello che siamo riusciti a capire io con gli uffici. Va bene, ringrazio tutti e vi terrò comunque aggiornati anche sempre sull'evoluzione della diffusione del virus nella nostra città. Buona giornata, buon weekend.